Ha cominciato anni fa Maria Pia Beccherini a fissare in racconti queste immagini ancora vive della sua infanzia, figlia di una maestra stazionata a Monte Fatucchio, uno dei tanti paesi poveri della Valle Santa, spopolati a partire dagli anni 60. Le sue pubblicazioni, sensibili, sobrie, piene di verità, sono diventate da qualche anno un appuntamento fisso nel calendario delle iniziative culturali dell'estate della Valle Santa stessa. Ho intitolato questo libro Farina e Sale perché erano gli elementi essenziali dove si basava la cucina casentinese in queste epoche. Non vuole essere un libro di ricette, per carità, ma solo un per dimostrare un sistema di come si poteva impastare il pranzo con la cena, si diceva. Ci sono narrate alcune cose realmente successe, come modi di mangiare o di cucinare, perché la cucina di questa valle era una cucina semplice ma anche molto raffinata. Io ho voluto riportare qui queste cose per anche rendere omaggio alle donne di quell'epoca, perché sapevano rendere le cose molto aggraziate anche quando in realtà erano cose che oggi si buttano via. Noi speriamo che la Maria Pia Beccherini anche l'anno prossimo ci allieti con qualche cos'altro. Così si riesce veramente a fare la fotografia degli usi e dei costumi e di un modo di vivere che non esiste più, e se si racconta ai ragazzi, a quelli più giovani, qualche volta non lo capiscono. Quindi sono quelle piccole cose che però sono importantissime per tramandare la cultura.